Sporacci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche dopo averli comprati. Quello di oggi sarà un video ricchissimo di contenuti, ma non per il mio portafogli. Visto che c'è da festeggiare il traguardo dei 25.000 iscritti sul canale YouTube, ho deciso di fare un resoconto sulla mia collezione di videogiochi. Un bel video acquisti come non se ne faceva da tempo su questo canale. Passeremo in rassegna tutte le nuove entrate nella mia collezione Switch, che ormai inizia a essere veramente imponente, anche in quella PlayStation 5, che invece inizia ad assumere una forma bella compatta, e ovviamente chiuderemo con qualche bel recuperone mirato a tema retro gaming. Come al solito vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere quali sono stati i vostri acquisti più recenti e come stanno crescendo le vostre collezioni. Prima di iniziare però vi invito a mettere da parte qualche spiccio e a partire verso la conquista non violenta di internet.com e la fondazione del Paroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Su TikTok trovate anche la triste storia dei miei baffi. Bene, ho detto tutto, i link li trovate in descrizione, iniziamo! Come avete visto dalla copertina del video, i miei giochi fisici per Switch iniziano a essere parecchi. Ho contato ben 63 titoli, un numero impressionante per i miei standard. Ma prima o poi dovrò fare il punto della situazione anche sui titoli in digitale, perché il numero complessivo potrebbe tranquillamente superare la doppia cifra. Per ora però rimaniamo ancorati al collezionismo fisico e passiamo in rassegna le aggiunte degli ultimi mesi. Partiamo da un bel recupero recente, l'edizione fisica di Eastward, che è uscita circa un anno dopo rispetto alla sua controparte digitale. Ve l'ho fatto vedere in un breve video e a livello di confezione non è che ci sia molto da aggiungere. Il triangolo è blu, non c'è nessun inserto se non qualche adesivo e poi l'immancabile cartuccia di gioco, che qui non è presente perché è dentro la Switch. Però fatemi spendere due paroline su questo gioco, perché avendolo giocato e finito vi posso dire che forse sono rimasto un po' deluso da Eastward. Si tratta di un bel adventure dalla grafica ispiratissima che nei momenti più action del gameplay, ovvero nei dungeon, raggiunge dei picchi qualitativi impressionanti. Purtroppo non sono riuscito ad apprezzare pienamente la storia e soprattutto il ritmo dell'avventura, che continuamente viene interrotta da lunghissime sequenze di dialogo che tra l'altro non ho trovato così interessanti. In particolare l'ultimo terzo del gioco sembra un grandissimo detour, un filler per allungare il brodo, che ha messo a dura prova la mia resistenza. Chiariamoci, rimane un bel gioco, una produzione di altissimo valore, ma per me non è un capolavoro. Oggi è arrivato anche Klonoa e a parte l'unboxing che vi ho fatto prima, ancora non ho avuto opportunità di provare il gioco. Sapete per me quanto sia importante questa riproposizione ed appassionato di retro gaming stravedo per remaster del genere. Poi non lo so, magari sarà il fattore nostalgia, ma c'è qualcosa in questa copertina che mi mette allegria solo a guardarla. Sarà la palette cromatica o lo stile inconfondibile? Non lo so, non vedo l'ora di provare questi due classici, in particolare il secondo episodio che non ho mai giocato. Abbiamo poi due edizioni cartonate sempre per Switch che rappresentano una delle più grandi delusioni dell'anno e l'altra invece una delle più grandi sorprese. Di Switch Sports avete già visto la mia recensione e il parere su questo titolo non è cambiato. Se Nintendo avesse investito maggiormente sull'offerta contenutistica e su un online strutturato a dovere, ci saremmo trovati di fronte a una vera killer application. Così rimane un titolo simpatico e niente di più, anche se conserva quella magia di Wii Sports che lo rende la scelta perfetta per una serata tra amici non necessariamente impallinati di videogiochi. La confezione tra l'altro è solo una scusa per aggiungere la fascia già vista in Ring Fit Adventures. Discorso opposto per LEGO Star Wars, gioco immenso e titanico che ancora non ho avuto modo di finire, ma che mi ha stregato e lo dico da non fan della serie di Star Wars. Non mi sarei mai aspettato di trovare un action adventure con innesti open world così coinvolgente e divertente che, nonostante poggi su una struttura molto di ampio respiro, non risulta mai disorientante. Questa Collectors poi fa la sua porca figura, anche se è bella compatta, ed era un'esclusiva a GameStop se non sbaglio. Dentro, oltre alla custodia del gioco, sono presenti anche una steelbook e un omino Lego in edizione limitata. Tanta roba! Triangle Strategy è invece l'acquisto di cui mi sono pentito di più in assoluto, ma per un fattore esterno alla qualità del gioco. Semplicemente non ho avuto ancora opportunità di provare il titolo e
quella consapevolezza che mi aspetta un gioco da decine e decine di ore mi spaventa, soprattutto ora che siamo alle porte di Xenoblade Chronicles 3. La Limited rimane una figata, ma è un vero peccato che abbia fatto scivolare Triangle Strategy nel mio backlog. Una brevissima menzione a Kirby e la Terra Perduta, non tanto per l'edizione fisica, che come potete immaginare non presenta nulla di entusiasmante, ma più che altro perché il titolo è senza ombra di dubbio uno dei migliori giochi dell'anno e sono sicuro che occuperà una posizione molto alta nei poti di dicembre. Se amate platform semplici ma non banali, questo gioco fa per voi. Ci sono però anche tre recuperi, sempre per Switch, di giochi non recentissimi, ma che sono felice di aver aggiunto in collezione Switch. Il primo tra questi è Donkey Kong Tropical Freeze. Per me si tratta di uno dei migliori platform in due dimensioni di sempre e anche dell'ennesima dimostrazione del talento di Retro Studios. Il gioco non è così comune da trovare col triangolo blu in versione italiana e un po' mi mangio le mani di non aver agito all'uscita prendendo la Limited di Amazon, che aggiungeva poco, solo un cartoncino esterno, un portachiavi e qualche adesivo, ma mi sembra non avesse alcun sovrapprezzo. Ora purtroppo è sparita dalla circolazione e non si trova a prezzi accessibili. Un altro recuperone è quello di Mario Rabbids. Ho preso la versione liscia triangolo blu che non contiene l'espansione. Anche di questa per un sacco di tempo ho puntato l'edizione da collezione con tanto di action figure, ma non mi sono mai mosso abbastanza in fretta. Anzi, mi devo rimproverare. Ho recuperato solo lo scorso mese questo capolavoro e mi ha letteralmente stregato e non ha fatto altro che farmi salire l'hype per Sparks of Hope. Se come me siete in ritardo su Mario Plus Rabbids, dategli un'occhiata questo fine settimana. C'è la prova gratuita per gli iscritti all'NSO. Invece l'unico recupero che ancora non ho giocato è CTR, Nitro Fueled, preso da un rivenditore eBay in bundle con Mario Rabbids, e vi dirò, non è che ho tutta questa fretta di provarlo, però insomma un triangolo blu in collezione non fa mai schifo. E con questi siamo arrivati a 63 titoli su Switch, senza contare che a fine mese proveremo a salire a 64 con la Limited di Xenoblade Chronicles 3, ma incrociamo le dita e passiamo intanto a PlayStation 5. Qui la situazione è diametralmente opposta perché ho molti meno giochi, ho appena raggiunto la decina, ma nonostante questo ho avuto pochissimo tempo per giocare con la PlayStation 5 e ho già accumulato un backlog enorme. Senza soffermarmi sugli acquisti dell'anno scorso, le new entry più interessanti sono senza dubbio Elden Ring e Sifu. Non cito Horizon perché ho fatto il vero poraccio e ho comprato a 10€ in meno la versione PS4 per usufruire dell'upgrade gratuito a PS5. Comunque Elden Ring arriva nella sua edizione di lancio, ma sono rimasto fregato e avendolo ordinato con colpevole ritardo da Amazon, le steelbook erano già terminate. Rimane comunque un'edizione bella e imponente e ora ve lo dico, il mio vero obiettivo per questo 2022 è terminare Elden Ring. Anche se non è il mio genere di gioco, è una produzione troppo importante da non essere giocata e devo trovare assolutamente il tempo di finire questo open world mastodontico e terrificante. E a proposito del poco tempo a disposizione, eccoci con l'edizione fisica di Sifu ancora da scartare. Direi che è giunto il momento di un bel unboxing. La confezione è massiccia e bella pesante, una volta rimosso il cartoncino esterno ci troviamo di fronte alla steelbook con all'interno il CD di gioco e un codice per il download della colonna sonora. Per me è abbastanza apprezzabile la decisione di non proporre sia la custodia normale che la steelbook, nell'ottica del contenimento costi secondo me è un ottimo compromesso. Oltre a questo abbiamo anche delle cartoline con le immagini di gioco dal formato interessante. Molto bella la scelta di aver tenuto le bande nere per dare un aspetto cinematografico anche a queste diapositive. E poi c'è il classico artbook, anche se non ha una copertina rigida. Però tanto di cappello a Microids per aver tirato fuori a prezzo budget un'edizione fisica di tutto rispetto. Peccato solo che per avere queste belle edizioni sempre più spesso bisogna aspettare qualche mese, se non addirittura parecchi mesi dall'uscita digitale del titolo, e a volte resistere è proprio difficile. Comunque sono felice di aver atteso l'edizione fisica e soprattutto di essermi mosso bene per pagarlo veramente poco. Ho speso poco più di 35€. Forse Sifu è il secondo altro gioco insieme a Elden Ring che è tra le mie priorità assolute per quest'anno. Va bene, ci avviciniamo alla conclusione e lo spazio finale è dedicato per forza di cose al retro gaming. Abbiamo una selezione compatta ma piena di cose interessanti
che inizierei con l'unico titolo per console fissa, il protagonista di uno shorts che ha riscosso un buon successo. Mi riferisco a Mario Smash Football. Dai su, solo due cose sono sicure su questo canale, i rumor su Switch Pro e il mio amore per il GameCube. Qui poi c'è una storia poraccia al 100%. Siccome la versione digitale di Battle League mi è arrivata tramite EveryEye per fare la recensione del titolo, mi sono detto, vabbè dai, reinvestiamo i 60 euro che hai risparmiato in qualcosa di utile. Così sì, i soldi risparmiati su Mario Strikers li ho buttati su Mario Strikers, ma quello vecchio, il primo. Gioco fenomenale, titolo iconico, probabilmente molto più di quanto potrà mai essere Battle League, e copia perfetta. Triangolo blu in ottimo stato, ma di cui purtroppo mancano i punti VIP. Che poi, questo mi ha fatto riflettere sul fatto che volendo, potrei chiudere il full set dei giochi Nintendo di Next Level Games. Mi manca solo Metroid Prime Federation Force. Che dite, lo recupero? Poi ve lo avevo fatto già vedere in un breve video, ma ecco Kid Icarus in tutta la sua bellezza. Se Masahiro Sakurai tira fuori un sistema di controllo troppo complesso per una console, è la console a doversi adattare. Ecco quindi l'edizione cartonata con tanto di stand aggiuntivo, un piccolo capolavoro di packaging, e ci sono pure le carte. Top! Purtroppo non ho potuto dedicare tutto il tempo che volevo al gioco, ma ad agosto, tra una nerdata su Xenoblade e l'altra, mi sa che sarà il momento di Kid Icarus. Penultimo titolo è Metal Gear Acid per PSP. Ora, non so quanti di voi conoscono questo spin-off della serie di Hideo Kojima che trasformava lo stealth in un card game completamente fuori di testa. La serie è composta da soli due episodi pubblicati esclusivamente su PSP, una console che adoro, e entrambi li giocai nel 2009. Tantissimo tempo fa. Riuscì a finire solo questo primo Acid, che mi stregò sia per il suo gameplay, ma anche per una storia surreale all'ennesima potenza, anche per gli standard di Metal Gear Solid. Questa edizione poi contiene anche, oltre alle istruzioni, il libretto con la checklist di tutte le carte collezionabili nel gioco, una vera chicca, dalla copertina poi acidissima. Ma il mio progetto non solo è quello di recuperare piano piano tutti i Metal Gear, ma voglio assolutamente seguito, Acid 2, con tanto di Solid Eye, il visore 3D per PSP, perché ho in mente un bel progetto per un video retrospettiva. E per finire, avete presente il remake di Pac-Man World, no? Io, quando è stata annunciata la repack, sono completamente impazzito e sono corso a cercare su eBay il primo capitolo per PS1, che purtroppo però al momento è venduto a prezzi leggermente troppo alti per i miei gusti. Amando il concetto di The Make e soprattutto adorando il GBA, non ho saputo resistere al porting per Game Boy Advance di Pac-Man World. Sì, ok, la custodia è in pessime condizioni, però sapete quanto l'ho pagato? 10 euro, una sciocchezza. E all'interno ci sono anche le istruzioni. Sì, è stato un acquisto un po' compulsivo, ma ormai lo avete capito. Quando salta fuori un platform, possibilmente dal sapore nostalgico, io perdo completamente l'appiglio con la realtà. Non posso farci niente. E questi poracci erano tutti i miei acquisti videoludici fatti negli ultimi mesi. Senza contare gli acquisti digitali e anche Steam Deck. Ve l'ho già ricordato che in descrizione trovate il link al Porion. Detto questo, vi aspetto assolutamente nei commenti per sapere quali sono stati i vostri acquisti più recenti e soprattutto come stanno crescendo le vostre collezioni. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì con un nuovo video. Voi questo weekend, mi raccomando, riposatevi, fate bravi, ma soprattutto nerdate duro! Io sono il Poro Fisico, Michele Collezione, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Nerdate duro!